Quattro amici stavano facendo un'escursione in montagna. All'ora di pranzo ha iniziato a piovere. Gli amici si sono nascosti in una grotta. Decisero di allontanarsi dall'ingresso per proteggersi dal vento gelido. Arrivati nella profondità della grotta, Amelia capì di aver perso il telefono. La ragazza chiese ai suoi amici di andare a cercarlo e ha detto che li avrebbe aspettati lì e avrebbe acceso un fuoco. Dopo mezz'ora i ragazzi tornarono. James le disse di essere finito dentro a un lago che non aveva notato a causa dell'oscurità. Oliver disse che aveva visto dei pipistrelli, si era spaventato a morte ed era tornato di corsa. Ed Ethan si era quasi perso. Sono così felice di essere tornato. Quale ragazzo si è comportato in modo sospetto? Ethan ha mentito. James era fradicio dopo essere caduto in acqua. Ma perché i capelli di Ethan sono bagnati? Sembra che fosse fuori sotto la pioggia, ma ha deciso di non dirlo ai suoi amici. Il signor Lawrence ha chiamato la polizia, ha detto che qualcuno aveva preso la sua macchina per farci un giro e poi ha centrato un lampione ed è scappato via. L'uomo era sicuro che fosse uno dei suoi vicini. La polizia ha interrogato tre di loro. Ivy ha detto che era stata al lavoro ed era arrivata a casa solo in serata. Cameron ha detto alla polizia che stava aiutando suo padre a rimuovere delle vecchie cose dalla soffitta. Aaron ha affermato che era stato fuori con gli amici a mangiare una pizza e a guardare le sue serie preferite. Dopo aver ascoltato tutti i sospettati, gli agenti di polizia hanno arrestato uno di loro. Ma chi? È stato Cameron, non ci sono soffitte in casa sua. Ha inventato l'intera storia. Jackson stava per sposare l'amore della sua vita, Lisa. Ma un giorno, prima del matrimonio, la sua fidanzata è scomparsa. La stanza era tutta sotto sopra. Sul letto, Jackson ha trovato un biglietto con diversi numeri scritti in fretta e furia. 5509710. Jackson sapeva che altri tre ragazzi erano innamorati della sua futura moglie. Jaden era un paesaggista e spesso inviava a Lisa bellissimi fiori. Luke possedeva una stazione di servizio e di solito non faceva pagare la benzina alla sua fidanzata. E Asher era un parrucchiere e faceva i capelli a Lisa. Tutti questi ragazzi avrebbero potuto fare qualsiasi cosa per impedire alla ragazza di sposare Jackson, ma solo uno di loro è effettivamente colpevole. Chi? Jackson ha girato il biglietto e si è reso conto che diceva «Ho il boss, è stato Luke a portare via Lisa». Kevin sognava di avere una moto. Aveva seguito diversi corsi di formazione e letto tonnellate di articoli al riguardo. Infine il ragazzo ha risparmiato abbastanza soldi per acquistare la moto dei suoi sogni. Kevin era così eccitato che è andato subito a fare un giro. Si stava godendo il viaggio quando all'improvviso qualcosa lo ha spinto al lato della strada, ha perso il controllo della moto e si è schiantato contro un albero. Fortunatamente Kevin indossa il casco ed è rimasto illeso, a differenza della sua preziosa moto. Il ragazzo si guardò intorno e vide una Ford grigia scomparire in lontananza. Un pirata della strada! Kevin era devastato. Ha controllato subito la moto e nonostante fosse danneggiata è partita subito. Il ragazzo ha continuato per la sua strada, ma pochi minuti dopo ha rivisto la stessa Ford grigia parcheggiata vicino a un bar. Kevin è andato subito a vedere e quando è entrato ha visto quattro commensali. Non gli è servito molto per capire chi era l'autista ad averlo colpito. È l'uomo in piedi vicino al bancone. Il resto dei commensali sta già mangiando. È l'unico che ancora deve ordinare. Naomi ha invitato i suoi amici a un pigiama party a casa sua, dove viveva con i suoi genitori e il fratello maggiore. L'unica cosa che ha detto alle ragazze è stata «Non entrate nella stanza di mio fratello». Mark ama fare brutti scherzi alle persone e se entrate rischiate di non poter più uscire. Avevano mangiato, spettegolato e guardato dei video virali su TikTok, ma poi una delle ragazze si è guardata intorno e ha esclamato «Aspettate, dov'è Rebecca?». Quello che le ragazze non sapevano era che Rebecca era andata in cucina a bere dell'acqua, ma si è persa ed era finita nella stanza di Mark, e la porta si è chiusa dietro di lei.
e per quanto ci abbia provato non è riuscita ad aprirla, ma poi la ragazza ha notato un lucchetto con una password con delle lettere sopra. Perplessa, Rebecca si è guardata intorno, ma c'era un pezzo di carta sul tavolo. L'ha preso e c'erano scritti 5 numeri, 3, 7, 6, 9, 2. La ragazza ha riflettuto per un po', poi ha inserito una combinazione di lettere ed è uscita dalla stanza. Qual era la password? Il codice era costituito dalle prime lettere dei 5 numeri, TSSND. Claire è la migliore studentessa della sua classe. È anche amichevole e gentile. I suoi compagni di classe adorano il suo bel carattere e il modo in cui trova sempre un modo per aiutarli durante i test. Questa volta però sarà più dura. Ci saranno nuove regole durante il loro prossimo esame di matematica. Non ci sarà nessuno a scuola, tranne gli studenti e diversi insegnanti. La biblioteca, la caffetteria e la palestra saranno chiuse. Gli studenti dovranno lasciare i telefoni in un armadietto speciale. Non gli sarà permesso parlare in alcun modo. Se gli studenti avranno bisogno di andare in bagno, dovranno farlo uno per volta. E l'insegnante controllerà il bagno dopo ogni studente, compresa la carta igienica. I compagni di classe di Claire sono devastati. Sanno che falliranno il test. «Non preoccupatevi», dice la ragazza. «Ho un'idea». Quando i ragazzi vedono i risultati degli esami, si accorgono di aver preso tutti i voti alti. Il loro professore sa benissimo che hanno imbrogliato. Ma come? Claire è stata la prima ad andare in bagno, ha scritto le risposte corrette sullo specchio ricoperto di vapore con il dito. I suoi compagni di classe hanno potuto leggere le risposte alitando sullo specchio. Piccoli imbroglioni! Il detective Brown sta seguendo un uomo sospettato di contrabbando. All'improvviso l'uomo ha accelerato ed è scomparso dietro l'angolo. Il detective gli è corso dietro, ma non c'era più traccia. L'unico luogo in cui il sospettato poteva essersi nascosto è nel salone di bellezza. Brown entra e vede 3 donne. Ma sa per certo che uno di loro deve essere l'uomo che sta cercando. Ma qual è? Tutte le donne sembrano eleganti e signorili, ma guarda le braccia di quella a destra. Sono troppo pelose per appartenere a una donna. Ecco il criminale. Un anello costoso è scomparso da una gioielleria al primo piano di un grande centro commerciale e il direttore ha chiamato la polizia. Dopo aver visto il filmato della telecamera di sicurezza, individuano 3 sospettati, uno studente, una donna con la figlia di 10 anni e un uomo anziano. Lo studente ha detto che aveva accettato di incontrare un suo amico vicino alla gioielleria. Non ci ha nemmeno messo piede. La donna era furiosa. Sono andata al cinema con mia figlia nel centro commerciale quando è successo tutto. E l'anziano disse: sì, io sono entrato nel negozio, non mi sentivo bene e ho chiesto un bicchiere d'acqua, ma non ho preso l'anello. Chi sta mentendo? Tutti i film erano per maggiori di 16 anni. La donna non avrebbe mai potuto portare con sé la figlia. Gli amici di Vicky sapevano che amava gli indovinelli e i puzzle. Una volta hanno deciso di farle uno scherzo. Mentre dormiva, l'hanno messa in soffitta e l'hanno lasciata lì con nient'altro che un biglietto, una penna e una torcia. Quando Vicky si è svegliata, si è trovata in una stanza buia senza finestre, una porta chiusa a chiave e sul tavolo un pezzo di carta. Il biglietto diceva: risolvi questo indovinello, scrivi la risposta e infilala sotto la porta. Se è corretto, sarai liberata. L1AV1I1T1A. Vicky era una ragazza intelligente, non ci ha messo molto per trovare la risposta all'enigma. E tu l'hai capito? L'espressione nascosta nel biglietto è la vita. Dopo che Vicky ha fatto scivolare il biglietto sotto la porta, i suoi amici l'hanno fatta uscire. Justin era un archeologo che amava esplorare le antiche piramidi, ma un giorno qualcosa è andato storto ed è finito in una minuscola stanza sotterranea. Il ragazzo era entrato nella stanza attraverso uno stretto passaggio ed è rimasto bloccato dopo che è crollata una frana.
C'era solo un'altra porta nella stanza, ma era chiusa a chiave. Per aprirla, il ragazzo doveva risolvere un indovinello. Diceva così: 6-A-I-S-Q-U-I-C. Dopo aver riflettuto un po', Justin ha intuito cosa significasse. E tu ci riesci? La risposta è: ci sei quasi! Un giorno, una biblioteca pubblica ha fatto uno strano annuncio. Ogni iscritto poteva prendere in prestito tutti i libri che desiderava. Inoltre, non dovevano restituire niente per un anno e mezzo. Ma perché? La biblioteca si stava trasferendo in un nuovo edificio, ma non avevano abbastanza denaro. In questo modo i libri sarebbero stati spostati gratuitamente dagli iscritti. Geniale, direi!